pomeriggio esposto, patron della Futsal Donna, 7-0, però insomma, non è stata una partita facile alla fine. Certo, si è risolta dopo il 3-4-0, ma all'inizio non è stato per niente facile, Luigi. No, quale facile, sono venuti queste persone venivano da un pareggio con l'Ocorotondo e con le Aquile Molfetta. Sono venuti con la cattiveria agonistica giusta, all'andata c'erano stati dei problemi, due espulsi, l'allontanamento di mister Portovenero. È stata una partita preparata bene, soprattutto nella settimana, e di questo devo dare merito a Carmelo e a Martino, perché i ragazzi hanno dimostrato la giusta concentrazione, la giusta determinazione per affrontare avversari che evidentemente la mettono sulla grinta, sull'agonismo dal primo all'ultimo minuto, perché non hanno niente da perdere. I nostri giocatori sono nettamente superiori sia a livello tecnico che a livello tattico, però come chi ha giocato a calcio, e tu non hai giocato, non puoi capire questa cosa, è importante, queste sono le partite più difficili, perché la nostra squadra spesso ha peccato di mancanza di personalità, rendendosi la vita difficile proprio contro queste squadre. Luigi, se si fosse cominciato con questa squadra saremmo tra le prime tre almeno, però questa squadra può diventare una scheggia impazzita durante i playoff. C'è nel programmi della società il salto di categoria già quest'anno? No, lo escludo categoricamente, scusate il gioco di parole, perché non credo che questa società abbia ancora quella maturità e quella forza economica, considerate anche insomma l'assenza assoluta di qualcuno, di poter ambire a situazioni più importanti. Noi non stiamo facendo pagare il biglietto, perché è giusto che sia così, però oggi ho avuto diversi problemi con il commissario di campo, che mi faceva notare che le linee sono storte. Più questo palazzetto viene utilizzato da più persone, più si rovinerà il campo, più per noi diventa difficile giocare in C1, quindi figuriamoci in una struttura del genere allenarsi, fare l'Under 21, cosa che sarebbe obbligatorio in Serie B, come si fa? È necessario che chi è deputato a fare questo si sieda a tavolino e capisca innanzitutto di quello che stiamo parlando, perché altrimenti io sono stanco, io la mia professione ce l'ho, tu lo sai, gli altri lo sanno benissimo, questa per me è una passione, ma in questo momento nessuno mi ascolta, nemmeno rispetto a quelli che sono i consigli più stupidi, più elementari. Oggi l'avete visto, c'è un calciatore a cui sicuramente va dedicata la vittoria, che è Iaccarino, che negli ultimi minuti, dai primi esami, dalla quello che può essere l'esame obiettivo iniziale, il giocatore sentiva molto dolore, per me una distorsione alla spalla sinistra, però per escludere complicazioni ho deciso di fare esami più approfonditi in ospedale. Dopodiché credo che questo ragazzo sia uno degli esempi di quei giocatori che stanno in panchina ma che quando entrano danno il meglio di sé, perché oltre ad aver appena segnato il gol e sta appunto facendo un'azione in volata, dimostrando appunto tutta la sua cattiveria agonistica. È un giocatore molto generoso a cui vanno tutti i miei in bocca al lupo. Grazie Luigi. Grazie a voi.